Ben ritrovati ai telespettatori di Le Fonti TV con questo nuovo appuntamento di New Insurance. Lo facciamo quest'oggi con un ospite speciale, abbiamo infatti qui in studio Marco Becchietti, amministratore delegato di RBM Assicurazione Salute. Grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, affrontiamo con lei un tema molto importante perché voi avete presentato in occasione del vostro Welfare Day, parliamo di meno di un mese fa, l'ottavo rapporto RBM Censis a proposito proprio del mondo della salute, del sistema sanitario. Sono emersi dati davvero importanti, però prima di addentrarci anche su quelle che sono le proposte che voi intendete fare, spieghiamo un attimo ai nostri telespettatori di cosa si occupa RBM. Sì, RBM Assicurazione Salute è oggi la prima compagnia assicurativa in Italia per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria. Quindi ci occupiamo di garantire con un sistema piuttosto articolato di polizze la copertura di tutto quel mondo che riguarda i fondi sanitari e le casse aziendali che vengono comunemente definite sanità integrativa. Una quota significativa del nostro portafoglio riguarda anche le polizze sanitarie individuali, che nel nostro paese non sono ancora così sviluppate come negli altri paesi europei, ma che rappresentano sicuramente anche per la crescita di questo settore un importante canale. Per darvi una misura, oggi il mercato complessivamente dell'assicurazione salute in Italia conta 2 miliardi e 7 di raccolta premi. RBM Salute assicura quasi 500 milioni di premio, è il primo operatore del settore, ampiamente l'operatore più presente nel campo delle collettive, assicura quasi 5 milioni e mezzo di persone e le principali realtà aziendali presenti sul territorio nazionale. Per cui siete titolati nel poter discutere e nel rapportarvi anche, perché proprio notizia di poche settimane fa, con il governo a proposito di importanti tematiche relative a questo ambito. Ritorniamo appunto a questo rapporto che voi avete presentato. È emerso un dato abbastanza forte, ovvero che la spesa sanitaria privata è arrivata a toccare 40 miliardi. Leggevo con un più 9,6% rispetto al periodo 2013-2017. Ecco, un dato molto forte. Che impatto può avere? Sì, ci sono secondo me alcuni elementi importanti legati alle evidenze emerse da questo ottavo rapporto. Anzitutto è l'ottavo rapporto, il che vuol dire che la nostra compagnia, in un team di studio che abbiamo sviluppato insieme al Censis, uno dei principali istituti di ricerca italiani, è 10 anni che monitora questo fenomeno. Questo è un elemento importante perché uno dei punti da sottolineare è il trend di crescita della spesa privata. Come abbiamo sottolineato nel rapporto, il primo elemento che colpisce è che la spesa sanitaria privata è un elemento strutturale del percorso di cura del cittadino italiano, quindi diversamente da come si sarebbe portati a pensare che sia un elemento esclusivamente di reazione rispetto al livello assistenziale garantito dal Servizio Sanitario Nazionale, in realtà la spesa sanitaria privata è elemento strutturale e stabile del comportamento di accesso alle cure dei cittadini italiani. Questo non deve in realtà sorprendere, anche in un paese come il nostro che ha una forte tutela pubblica, perché in realtà la spesa sanitaria privata intercetta tutti quelli che noi sinteticamente chiamiamo nuovi bisogni di cura, che sono poi quei bisogni di cura legati alla cronicità. Teniamo conto che oggi il 38% della spesa sanitaria privata è legata a soggetti che sono cronici o multicronici. Si tratta di un fenomeno che è assolutamente successivo rispetto all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che come sappiamo è avvenuta negli anni 70 e che quindi non ha anche a livello organizzativo una gestione precisa all'interno di quello che è il pilastro pubblico. Questo spiega perché noi lo abbiamo definito un fenomeno di mancato assorbimento sostanzialmente, perché la spesa privata continui a crescere, perché in realtà il bisogno del cittadino è molto diverso rispetto a quello che è il perimetro di base che il pilastro pubblico è abituato a gestire. Ed è per questo che è fondamentale
affiancare uno strumento di finanziamento aggiuntivo, come lo strumento assicurativo, per rendere sostenibile anche quella parte di spesa, la spesa privata, che oggi è affrontata quasi del tutto dalle famiglie. E infatti leggevo all'interno proprio del rapporto alcuni dati insomma, molto particolari, ovvero 7 milioni di italiani che si indebitano per pagare cure e servizi sanitari e 2,8 milioni che per farlo vendono addirittura la propria casa. Quindi si parla comunque di situazioni che vanno ad impattare anche magari su ceti che non possono permettersi di sostenere effettivamente queste cure mediche, e quindi un gap che si viene a creare anche all'interno del sistema sanitario nazionale. Sì, io credo che infatti il dato importante da sottolineare per i cittadini è questo. Il nostro sistema, nonostante, come accennavo, sia un sistema da sempre a forte tutela pubblica, quindi in cui il Servizio Sanitario Nazionale ha un ruolo di primo attore nella tutela della salute pubblica, è già in realtà un sistema misto, quindi un sistema nel quale il 75% del finanziamento è finanziamento pubblico, ma c'è un 25% di finanziamento che è assolutamente privato. Finanziamento privato cosa vuol dire? Che è il cittadino a pagarlo direttamente con il suo reddito nel momento in cui accede alle cure. La differenza con gli altri paesi europei è che negli altri paesi europei questa struttura che associa pubblico e privato è esplicita, quindi è nota al cittadino, è nota alla fonte come elemento strutturale del sistema. Nel nostro caso abbiamo una percezione di un sistema totalmente pubblico, nel quale però il contributo privato poi nel quotidiano, nell'effettivo, è progressivamente crescente. E quindi esistono due problemi da affrontare: uno è quello dell'accessibilità alle cure, l'altro è quello dell'informazione al cittadino, perché è chiaro che non essendo preparato preventivamente il cittadino alla necessità di finanziare direttamente il 25% del proprio percorso di cura, può trovarsi in condizioni di incapacità in termini reddituali di accesso a quelle cure che servono sempre più a completare il suo percorso. Il dato importante che lei richiamava è questo degli 11 milioni di persone di fatto che hanno presentato problemi ad accedere alle cure per motivazioni economiche, che va letto anche in abbinamento al dato complessivo di italiani che ricorrono alla sanità privata, perché comunque noi abbiamo registrato quest'anno quasi 45 milioni di italiani che hanno svolto almeno una prestazione nel privato. Ci sono prestazioni come le visite specialistiche, che pure fanno parte tipicamente del percorso e dei servizi messi a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale, che oggi per più del 57% sono gestite con finanziamento diretto da parte del cittadino, quindi al di fuori del percorso pubblico. Ecco, a questo punto lei ha lanciato comunque delle proposte, come quello del cosiddetto reddito di salute, di questo secondo pilastro che dovrebbe nascere, che non vuole, infatti lei lo ha ribadito anche in alcuni interventi, assolutamente soppiantare o smantellare il Servizio Sanitario Nazionale, quanto affiancarlo più in un'ottica forse di quello che avviene anche in altri paesi europei. Ci può meglio descrivere in che cosa consiste questa proposta? Sì, certamente. Anzitutto richiamo la premessa che faceva, che credo sia molto importante per sgombrare il campo da qualsiasi confusione. Abbiamo detto che il nostro sistema ha un 75% di finanziamento pubblico, un 25% di spesa pagata dal cittadino. Noi stiamo proponendo un modello che si occupi solo ed esclusivamente di questo 25%, quindi fatto salvo il perimetro del Servizio Sanitario Nazionale, rispetto al quale poi abbiamo in più occasioni anche evidenziato come possa essere opportuno un rifinanziamento per alcune finalità particolari, pensiamo in particolare alla prevenzione piuttosto che al tema delle liste di attesa. È comunque importante intervenire sul campo della spesa privata. La spesa privata si connota, come ha evidenziato l'ottavo rapporto, per essere fortemente regressiva, quindi per incidere in modo significativo sui redditi medio-bassi, e quindi, come abbiamo sintetizzato in una battuta, non è una spesa per così dire da ricchi, ma in realtà è una spesa di bisogno, perché, ripeto, complementa il percorso abituale di qualsiasi cittadino italiano.
Non è peraltro una spesa territoriale, perché in realtà abbraccia da nord a sud tutte le regioni italiane. Consideriamo che il 26% della spesa sanitaria privata è fatta al sud, dove tra l'altro il PIL pro capite è anche più contenuto e quindi i cittadini fanno maggiore, naturalmente, fatica ad affrontare una spesa di questo tipo. Il nostro obiettivo in realtà è incanalare la spesa sanitaria privata in un sistema organizzato. Questo è il secondo pilastro sanitario di fatto, no? Un sistema che gestisce con modalità aggregate, collettive, dico io anche con la logica industriale che ovviamente caratterizza il settore assicurativo, quella spesa che il cittadino farebbe singolarmente di tasca propria in autonomia, ovviamente riducendo già solo di per questo l'impatto sul singolo cittadino e redistribuendo quello che è il costo delle spese private di ciascuno. C'è poi il tema del reddito di salute. Il tema del reddito di salute cerca di porre una risposta al problema di come fare a dotarsi di una polizza sanitaria o di un fondo integrativo se non lo si ha già. Perché oggi noi sappiamo che già 20 milioni di italiani di fatto dispongono di una forma di sanità integrativa. Sono in realtà cittadini che hanno la fortuna di avere comunque un rimborso in media della loro spesa sanitaria che supera l'80% e quindi che in realtà hanno un'accessibilità maggiore rispetto alla condizione ordinaria. Il reddito di salute serve a finanziare tutti gli altri, cioè quei cittadini sono 47 milioni quasi, che non hanno ancora una forma di sanità integrativa, che potrebbero avere delle difficoltà ovviamente a sostenere questo costo per accedere a questa protezione aggiuntiva, con l'obiettivo in realtà di rendere accessibile a tutti il secondo pilastro e quindi anche tutti i benefici che ne derivano. E subito c'è stata comunque da parte del governo e dell'attuale ministro della salute una certa attenzione, sarà anche per una questione comune dal reddito di cittadinanza al reddito di salute, evidentemente sta particolarmente a cuore la questione per il governo. Comunque vi ha risposto il ministro Grillo, quindi si sta un po' attivando su questo fronte. Ma io credo che un tratto positivo, prescindendo da qualsiasi posizionamento ideologico, dell'impostazione avuta finora dall'esecutivo è quello dell'approccio al dialogo. Io credo sia importante garantire anche nel nostro paese lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale nel quale possano concorrere sia strumenti pubblici che strumenti privati, fermo restando ovviamente una governance pubblica generale, perché ovviamente il bene della salute è un bene tutelato costituzionalmente, ma l'esperienza degli altri paesi europei mostra come la compartecipazione del privato al fenomeno della tutela della salute innalza i livelli di protezione dei cittadini e al tempo stesso consente un contenimento dei costi. Sempre sul tema reddito di salute, tra l'altro noi abbiamo sviluppato la nostra proposta partendo da una riorganizzazione di fondi che sono già oggi investiti dallo Stato sul tema della salute, perché noi non dobbiamo dimenticare che circa 3 miliardi e mezzo sono spesi ogni anno per le detrazioni legate alle spese sanitarie. Detrazioni per spese sanitarie che tra l'altro testimoniano la meritorietà della spesa privata, perché evidentemente se agevolata vuol dire che è valutata positivamente dallo stesso legislatore, che però oggi hanno degli effetti di natura non potremmo dire pienamente sociale, perché dall'analisi sviluppata anche sulla base dei dati del MEF riportata nel nostro rapporto emerge chiaramente come l'80% del gettito di queste detrazioni vada su redditi superiori ai 60.000 euro, una quota importante oltre la metà su redditi superiori ai 100.000 euro e come tra l'altro solo il 20% di queste agevolazioni vadano al sud. Allora noi diciamo, a fronte di una disponibilità economica che lo Stato già investe, si potrebbe veicolare queste risorse nel reddito di salute, ridurre il costo dell'acquisto di una polizza o di un fondo sanitario per i cittadini che già non la hanno e in questo modo il cittadino avrebbe in media un abbattimento perlomeno del 50% della sua spesa sanitaria privata. Quindi di fatto con un modello ISO risorse, perché lo Stato non dovrebbe aggiungere nulla alle agevolazioni che già dà, ma dovrebbe solo ottimizzare la finalizzazione di questi importi, otterremo il risultato di avere una spesa privata che passa dai 655 euro pro capite attuali, diciamo 1.500 euro a nucleo,
a una somma di poco superiore ai 335 euro. E quindi un cambiamento radicale di fatto per i cittadini e per le famiglie italiane. È sicuramente un tema veramente molto, molto delicato e molto importante. Infatti voi proponete anche appunto un meccanismo anche redistributivo, comunque una riorganizzazione dell'attuale sistema proprio sulla base di quello che lei stava dicendo, che effettivamente potrebbe avere un'attuazione concreta. Speriamo di poter dare atto di questo processo che magari appunto si vedrà concretizzato a breve, anche proprio avendola nuovamente in studio con noi. Io ringrazio appunto Marco Vecchietti, AD di RBM Assicurazioni Salute, per essere stato con noi, per averci offerto questo importante spaccato sul sistema sanitario italiano. Non mi resta che lasciarvi ad una breve pausa pubblicitaria, poi ritorna la nostra Manuela Donghi e proseguiamo con la consueta programmazione di Le Fonti TV. A tra poco.